A Giulianova, la piena dello scorso fine settimana e le forti mareggiate hanno trasportato e scaricato tronchi, legname di ogni genere, anche plastica, fortunatamente in quantità minore rispetto al passato, condizione che costringerà la Giulianova Patrimonio, quando sarà il momento, ad operare un'imponente raccolta differenziata, con costi elevati che ricadranno nelle casse del comune costiero. Decine di quintali di rifiuti scaricati su un tratto di litorale di 3 km dalla foce del torrente Salino sino all'altezza del molo nord del porto. Si è interessato la zona nord, naturalmente annoso problema che abbiamo su tutta la costa teramana. Stiamo facendo pressioni anche con la regione Abruzzo per capire bene se possiamo intervenire subito, evitando appunto di farlo accumulare e di farlo scendere in profondità, perché poi naturalmente questo significherebbe che verrebbe fuori la prossima stagione, e questo non lo vogliamo, visto che le nostre spiagge sono tra le migliori che ci sono nel Medio Adriatico. È un problema che va affrontato e risolto, e naturalmente noi siamo in prima linea insieme a tutti il comparto dei balneatori, che è un comparto che a noi sta molto a cuore, per tentare di risolverlo nel minor tempo possibile. Una situazione che va risolta, che deve essere risolta a monte, nel vero senso della parola. Beh, lì ci vuole un accordo con gli altri comuni della comunità montana, perché tutto quello che i fiumi scaricano a mare poi ce lo ritroviamo sulle nostre spiagge, quindi ci deve essere la provincia, e esorto il presidente della provincia anche a organizzare un tavolo istituzionale su questo, e la regione Abruzzo. Non può essere che lo spiaggiato ricaschi sempre nelle problematiche degli enti locali, quelli di prossimità, quelli che poi si ritrovano appunto a dover avere spiagge piene di detriti e doverli smaltire. Questo non è più tollerabile. Questi interventi poi fondamentalmente sono sempre a carico dell'ente comune, quindi i comuni della costa sono quelli che si fanno carico dello smaltimento, dello spiaggiato. Anche qui è un problema che noi, con le difficoltà di bilancio che ormai sono paralizzati per circa il 90%, quindi abbiamo pochissime possibilità di manovra, iniziano a diventare dei costi che gravitano in una forchetta che è sempre più piccola, quindi dobbiamo assolutamente interessare gli enti sovraccomunali, ma sarà mia premura parlarne con tutti i comuni della costa teramana e fare una squadra con le sette sorelle per tentare di sensibilizzare sulla problematica.